Buongiorno ragazze, guardate che faccia e capelli sconvolti, cioè sono uscita all'improvviso oggi che siamo tornati a Roma, purtroppo, sottolineiamolo. Sto uscendo, c'è anche la sorella di Claudio Checca che sta dietro di me e Auri, e mo purtroppo sta venendo anche mia sorella, che non rivedo da non so quanti giorni, e che stiamo andando a fare le calze per i bambini perché domani è la Befana e quindi noi saremo le Befane della situazione. Eccola, buongiorno, vai a fare le scorte per stanotte? Eh? Facile non fabbricare i dolcetti e andarli a prendere. Ah, Ciao, comunque io mi come preoccupavo che tu eri tutta bella truccata, invece niente, siamo trecesse allo state? Non mi sbaraglio. permetti, io sono bellissima. Eccoci nel reparto calze ed ecco subito la Befana che lavora, vedete? Allora, mia figlia ci ha rimediato come sempre la pizza e tra l'altro così a buffo si è scelta la calza. Poi c'è mia sorella che invece di rallegrarmi mi deprime. Vuoi ridire cosa hai detto? Sto biondo è diventato bianco. Io ho detto, ma te sei invecchiata in Germania, tesoro. A parte me li devo lavare, ok, però cioè come ti permetti? Niente, questo è il carrello più utile nella storia della storia. Spesa fatta. Allora ragazzi, siamo tornati al volo, stiamo morendo. Io ho di fame perlomeno, poi non lo so gli altri, però. Comunque, ho appena rotto mezza spesa e vi faccio vedere quello che ho comprato da Panorama per le calze. E poi siamo riusciti per fortuna ad andare al mercato, anche se in realtà col fatto che domani è Befana, la Befana era tipo dimezzato è già dire poco, ancora di più. Allora, per la calza di Aurora ho comprato questi qua, i Plasmon al cacao. Poi, sempre per la calza, gli ho comprato queste qua, che sono delle merende, perché almeno gli ho comprato cose un po' più sane. Questo è al biscotto e questo è con cacao. Queste sono ottime perché possono stare anche fuori dal frigo, quindi anche quando andiamo in gita, così come i biscotti sono utili. Poi ho comprato, vabbè, il formaggio spalmabile che non c'entra niente con le calze, che l'ho preso per fare la pasta al salmone. So che molti odiano l'abbinamento formaggio e salmone, ma a me piace. Poi Aurora da sola si è scelta i Miu Miu, che però non andranno nella calza. Ho preso le uova, così per fare un secondo al volo, qualora abbiamo ancora fame. E per ultimo, della calza di Aurora, gli yogurt. Questi qua, in realtà, sì, gli yogurt. I succhi. È la prima volta che li prendo. Non so, Aurora non ha mai bevuto succhi in vita sua, quindi non so come sono. Sono della Sterilgarda. Manco so la marca, cioè l'ho già sentita, ma non ho mai comprato niente. Le voci fuori dal coro dicono che è buona. Poi ho preso il latte, uno intero per Aurora e uno parzialmente scremato per me e la sorella. Claudio non fa sempre colazione col latte, quindi non lo so. Poi mia figlia mi ha rubato le calze dei cugini. Eccole, una è di Bing, che è carina perché ha praticamente gli antiscivolo, solo che sembra piccola. Mia sorella poi ha deciso di non mettere altro, vabbè. E quest'altra è della Roma, che l'ha scelta mia sorella per il figlio, praticamente ha scelto lei. Calze che devo regalare ai miei nipoti, va bene. Poi al mercato, vabbè, mi ha dato un sacco di tipo odori, non so come li chiamate. Io ho comprato cipolla diverse, alcune carote me le ha date, altre le ho comprate. Qua in questa busta gigante ci sono 3.000 pachino. Comunque praticamente sono tutti odori e carote e zucchine. Sì, ma perché? Mi vergogno da che c'è la sorella che mi guarda, quindi comunque vabbè ci stanno. Bravo. Si è scappata purella. Poi a 50 centesimi, tipo 2, non ho capito, una cosa del genere, 1 euro 2, ho preso il cavolo bianco e il cavolo romanesco. Eccolo qui, che a me piace un sacco. Come verdura non aveva niente di che, quindi ho preso i finocchi da servire perché la mamma di Claudio e di Francesca li mette a tavola prima dei pasti e quindi ti abbottano un pochino e mangi meno. E poi i peperoni, quindi ho preso solo finocchi, peperoni e due cavoli perché era mezzo vuoto. Poi ho preso tipo 8 etti di noci pagate 3 euro e poi ho preso un'ananas pagata 1 euro, raga, il mercato dove vado è super super economico, anche la sorella l'ha detto. E poi un po' di frutta mista, volevo cachimela, ma non c'erano e quindi ho preso pere e mandarini. Almeno c'è un po' di frutta. Poi l'ananas piace un sacco ad Aurora e basta, questo è tutto. Adesso faccio pasta al salmone,
che è tardi, è quasi l'una, almeno pranziamo. Ecco qui la pasta al salmone, buon pranzo. Poi ho fatto i finocchi, spero con l'aiuto di Checca, perché sennò io non sarei stata in grado. E poi io sono team formaggio, quindi ci andrò a mettere il formaggio. Voi che team siete? Tu Checca? Con o senza? Senza. Io. Allora ragazze, io ho appena finito, abbiamo innanzitutto finito di pranzare, io ho appena finito di fare una lavastoviglie e invece appunto Francesca sta cercando di riparare la PlayStation a Claudio e in tutto ciò guardate invece Aurora come produce. Si è fatta Picasso con pennarelli lavabili, oltre ad aver fatto Picasso un po' tutta casa. Allora ragazzi, eccoci qua riuniti. Sono anche lei. A Marienplatz. Marienplatz, sì, romana. Qui c'è sì. Aurora e poi c'è un altro nanetto che non si fa vedere, ma vabbè. Yeah. Stiamo andando al centro a fare una passeggiata. Tra l'altro oggi sono anche iniziati i saldi. Non quindi... fa una faccia scioccata. Ah, ecco. E quindi niente, girerò i negozi. Amore, però ti giuro che mi sono messa un budget di euro. Non spendiamo le sterline oggi. No. Comunque, come dice Valerio, siamo usciti che giorno e adesso è sera. Comunque, prima tappa Audi Store. Audi Store è lo store delle tentazioni, guardate questi brownie, c'erano di diversi ripieni, quello al limone mi ispirava tantissimo, anche queste patatine al jalapeno e lime mi ispiravano, infatti le ho prese a Claudio, e poi c'erano tantissimi formati di cereali mini molto carini, poi vabbè il reparto cioccolato che ve lo dico a fare, c'erano di tutto e di più, anche le frappe. Qui i miei nipoti si divertivano con i Chupa Chups giganti, ho trovato anche le stecche di cioccolato della Ferrero Rocher mai viste prima della Grisby o Grisby. Allora ho fatto danni da Audi Store, ho comprato Grisby che in realtà non sapevo neanche che facesse la cioccolata, una è fondente e una dovrebbe essere con ripieno di cocco. Quale apro? Io direi cocco. E Claudio si è presi le chips con jalapeno e lime. Eccole qua. Tra l'altro hanno solamente 17 calorie, cioè per cento di grassi proteiche. E invece la sorella si è presa quelle bacon tasty. Non lo so. Come sono? E le due? Buonissime, a me piacciono. Guardate che belle le decorazioni Dior e ta-ta-ta-ta, la bellezza di Roma. E il fiume di gente ovviamente. Comunque sto assaggiando la cioccolata, quella ripiena al cocco, l'ho tutta smezzata, divisa, è buonissima. Oh, comunque guardate anche il palazzo Fendi con l'albero con le borse. Molti l'hanno criticato, ma a me piace. Mia sorella si vuole male, ha voluto entrare nel negozio Lego e suo figlio l'abbiamo perso. Guardate che figo questo qua, che è il Colosseo, il quadro di Van Gogh. Ed ecco la 500 bonsai e orchidea, guardate che figo. Anche per le femminucce, guardate che carini. Comunque il più grande spettacolo sono ma loro. Ma quanto siete belli! Altro che le luci. Che gli fai vedere le luci? La guida turistica. Yeah! Allora ragazzi, sono entrata da H&M e guardate che carino questo maglioncino con le perle. E anche questo mi piace. Guardate che ha tutti questi lacci finti, credo, tutti brillanti. Ragazze, ho colpito, ho fatto qualche acquisto e se riesco vi faccio un video a parte, altrimenti vedrete tutto in questo vlog magari domani. Guardate Aurora che impicciona. Comunque adesso andiamo a mangiare da qualche parte, credo, non lo so, Burger King, ora vediamo un attimo. Sì, vediamo anche da quanta gente c'è. Esatto, più che altro perché è tardi, quindi arriveremo a casa per le 9:30. Non ce la facciamo. Quindi dobbiamo capire un attimo cosa hanno per Auri. Credo niente, però vediamo un attimo. Allora ragazzi, siamo tornati a casa. Io sono mezza cotta perché un po' il volo ieri, un po' il fatto che siamo andati a dormire alle 2, insomma, di notte, cioè io mi sono svegliata alle 7. Sono un po' sfranta e alla fine non ci siamo fermati al Mac, ma abbiamo ordinato la mini pizza. Nel frattempo tra l'altro Aurora si è anche addormentata, per cui credo che appena si sveglia le faccio qualcosa al volo, tipo uovo, così così. E niente, adesso aspetto le mini pizze
E poi vi faccio vedere quale abbiamo scelto. Allora ragazzi, è arrivata la pizzetta, che sono tipo mini pizze praticamente. Allora ne ho presa io una con porcini, salsiccia e prosciutto crudo, che ispira tantissimo. Poi ho preso questa che è la classica, sì, americana, ho visto le patatine tipo Bimbi. Invece io Claudio, ho una che è praticamente doppia mozzarella, broccoli, bacon e salsiccia. Questa è dietetica, ragazzi, leggera. Proprio e poi ho semplicemente una diavola con l'anduia. Sì, perché già il salame piccante non era sufficiente. Picca è quella più leggera. Bufala e salsiccia. Infatti, bufala e salsiccia. Io ho l'acquolina in bocca in tutto questo. Bufala, porcini, speck e tartufi. Ecco, con questa si è rifatta. Poi ci abbiamo arancino al cacio e pepe. No, tartufo. Ah, tartufo. Poi voi avete preso? Arancino all'anduia. Che e io questo? Invece ho la matriciana. Oddio mio, ma aspetta. Beh, dividetevelo, fate meglio. Infatti, dividetevelo. Ma anche se in anticipo, questa bimba tutta sporca ha avuto la calza dalla zia Befana, dalla zia Francesca. Wow, i marshmallow. Il mouse. Anche se possiamo dire che non è stata proprio brava. E infatti, wow, eccolo qui. Il carbone c'è, qua. Le caramelle. Guarda quante. Wow. Wow, guarda, c'è anche la cioccolata. C'è anche un regalo che ti dice che devi essere felice. Wow. Ti piace, papà? Ti piace? Come si dice? Grazie. Ti piace, papà? Ti piace? Anche a me, a Ele, la Befana ha portato la calza, questa qua della Kinder, perché siamo bravissimi con lei e quindi ci ha portato una bella calza. È vero, Checca? No, si è sbagliata la Befana. Grazie. Vabbè, aprila ormai. Sì, certo. Con l'apertura della calza in diretta, di cui purtroppo vi siete persi un wow di Aurora. Che ci sono qui? Claudio è proprio questo, se li metto da No, li stavo prendendo. I cioccolatini Kinder, il Kinder Bueno, Kinder, che è tra l'altro uno dei miei preferiti. Kinder Cereali, che non ti piace a te. E il Kinder, questo qua, come si chiama? Normale, Kinder e basta. Kinder Maxi. Questo è il mio preferito. Mmm. È top la cassa Kinder. Perché non c'è il carbone per te? Perché si è sbagliata la Befana. Aspetti, si è sbagliata, l'ha portata Aurora anziché a te. Sì, Aurora del carbone. Aurora? Aurora è il carbone. No, tu il carbone. Buongiorno e auguri a tutte le Befane. Tu non sei una Befana. Là dietro una ce n'è che sta facendo i biglietti, perché siamo venuti a Viterbo stamattina. Abbiamo trovato un bel po' di traffico purtroppo per strada, quindi abbiamo fatto tardi, è mezzogiorno, se non lo sapevo che lo dicevi. Quindi stiamo facendo i biglietti adesso per vedere il Christmas Village di Viterbo, che è l'ultimo giorno, che è l'ultimo ma giorno. Lo rifanno ogni anno praticamente. È spettacolare, raga. Mangiamo qualcosa al volo e ovviamente vi facciamo vedere quello che vedremo oggi. Allora ragazzi, abbiamo fatto i biglietti per tutte le attrazioni che adesso vi faccio vedere. Questa è la cartina, guardate, e queste qua sono tutte le attrazioni. Abbiamo la casa di Babbo Natale, le poste dei bambini, la dimora del Grinch, Natale Star Wars, Natale Lego Star Wars, la casa dei tarocchi, vabbè, biglietteria, gli stand con i dolci, poi abbiamo la fabbrica della Befana, il villaggio degli elfi, la stalla di Rudolph, la slitta del Babbo Natale, il bosco ghiacciato e Viterbo sotterranea, che figo. Ah, si può andare a vedere il museo dei Cavalieri Templari, andremo sicuramente. E poi c'è un museo del sodalizio di Santa Rosa. E qua c'è tutta la cartina di Viterbo, dove noi andremo. Il biglietto costa 20 euro per tutte queste attrazioni, se no si può fare da 10 o da 15 euro. Adesso io e la mia principessina siamo seduti al tavolo, perché le ragazze stanno facendo proprio un panino da lì. Io lo sto facendo con salsiccia di cinghiale e formaggio, loro non so come lo faranno, e quindi mangiamo prima, perché ho chiesto se riusciamo a vedere tutte le attrazioni, visto che l'anno scorso era complicato perché c'era tanta gente, con tutte le attrazioni solo nel pomeriggio
era difficile vederle, ma mi ha rassicurato che oggi ha detto un'ora e mezza, due ore, vedete tutto. Quindi mangiamo con calma, vero papà? E poi andiamo a vedere Babbo Natale. O vuoi vedere prima la Befana o il Grinch? A dopo. Sono arrivate, ragazzi, eccole qua, Befana 1 e all'amore mio. Ah, ero nera, eh? Io ho preso, ah grazie, ah, vai. Io ho preso panino con porchetta. Wow. Porchetta viterbese. Viterbese, sì. Mia sorella ha preso salame di cinghiale, formaggio, formaggio e vino. Aurorina focaccia bianca con prosciutto cotto. E io lo stesso panino di checca, sicuramente, vero? Sì. E il vino. Buon pranzo. Buon pranzo. Ecco, ragazzi, la prima attrazione. Andiamo dalla casa della Befana, il labirinto della Befana. Allora, ragazzi, guardate. Adesso faremo tutte queste attrazioni insieme, cioè la stalla delle renne, poi vedremo la slitta di Babbo Natale, il villaggio degli elfi con la scopa della Befana e la vedremo anche la Befana. Cominciamo dalla stalla delle renne, vero papà? Vai! Vai papà! Stanno mangiando! Sì. Saluta papà, ciao amiche. Stanno mangiando. Hai visto papà? È una carezza. Cara, cara. E qui cosa c'è? C'è la slitta di Babbo Natale. Eccola la slitta. Salita sopra. Wow. Adesso stiamo entrando al villaggio degli elfi e c'è anche la Befana, eccola! Sapevo, mi sono girata apposta. Infatti, hai fatto bene. Dove andiamo, amore? Wow! Brava! Vuoi fare un lavoro con papà? Che facciamo prima? Il villaggio degli elfi, dai! Guarda papà, cosa c'è? Cosa c'è qua? Sì, adesso. Wow! Bello questo villaggio! Guarda papà l'elfo, guardalo! C'è papà! Certo! Tu mi hai morso papà! Che belli quegli scoiattoli, hai visto? Qua ci sta cucinando l'elfo. Pure questi, papà, guarda come frullano. Ma vedi un po'. Che bello. Che bello. Qua vedi che vendono al mercato. Le cioccolate, le caramelle. Ciao scoiattoli. Ciao! 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 Wow! È bellissimo questo villaggio! Wow, il fuoco, papà! Oh, sì! Brava, riscaldati le manine! Brava, papà! Vai! Mi dà una caramellina! Se ancora non la mangia, gliela mettete sull'albero. Wow. Di Natale. Hai detto grazie, papà? Devi dire grazie. Già l'hai avuto il carbone, papà? Ah, papà, sì, perché prima costava meno. Quest'anno non lo so potuto permettere. Ai bimbi cattivi, lo sai che ho portato la cipolla e la cera. Madonna, ecco, sì, si spalla allora. Sì, sì. Allora devi tenere in ultima la gamba il carbone. No, no, ecco, vabbè. La caramella ed è lo stesso colore del tuo cappello, vedi? Che figo, raga. Qua fanno le candele, penso. Le cere, sì. Le cere. Guarda. Con gli elfi, il nido d'api. Antica celeria medievale. Comunque Aurora c'è.
dal villaggio degli elfi, Aurorina ha avuto un incontro con un elfo che gli ha regalato una cosina. Me la fai vedere a papà? In realtà la zia, però. Vediamo. L'ha fatta l'elfo. Vediamo. Wow. Wow. È un braccialetto con la scritta Aurora. Aurora. E c'è anche il cuoricino. Wow. E come fa Auri? Fallo muovere. Brava. Che bello, suoni. È bellissimo, vero? Ragazzi, stiamo per entrare dal Grinch. Andiamo, Aurorina, dal Grinch, papà. Vai! Questo è il cane, sì, questo è il cane del Grinch. È un po' diverso, però. Wow, la grotta del Grinch. Oh, è uguale. No. Sì. Tu sei la bambina di non so chi. È vero, papà, l'amica del Grinch. Sì. Wow. Guarda, c'è pure l'orologio. Ti sta chiamando il Grinch, papà. Io l'ho visto. Oddio! Vai, vai, vai. Vai, papà, vai. Oh, c'è il Grinch. Buongiorno. Ehi. Hey. Buongiorno. Chi è papà? Vieni, vieni. No. Vieni, eccolo. Come ti chiami, bella bimba? Aurora. Aurora. Wow. Una buona caramellina. C'è il Grinch, papà. Wow. Io sto con le morbide di caramellini. Ecco, quindi meglio ti va. Le vuoi? L'unico che c'ha le caramelline morbide. Eh sì, solo il Grinch, papà. Solo il Grinch. Adesso, dopo il Grinch, che ha dato anche una caramellina, andiamo alla casa di Babbo Natale. Wow. Facciamo un disegnino. Aurora, ti va di vedere il foglietto? Grazie. Come si dice? E anche la matitina per colorare. Ecco fatto. Wow. Ecco fatto. Ecco fatto, wow. Grazie. 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 Ciao. Sera, ciao. È finito. Chi è papà? C'è Babbo Natale. C'è Babbo Natale. Vai da Babbo, papà. Ciao. Che fanno i topolini, papà? Ragazzi, sembra di essere tornati a un anno fa, solo che non c'è Betta, ma c'è Checca. Betta, Checca, Checca, Betta. Checca si è presa questo qua che è croccante cioccolato fondente, pera e crema chantilly. Poi sempre Checca si è presa questo tortino al cioccolato con cuore e caramello fondente salato. E poi sempre Checca si è presa questo tortino al pistacchio con cuore di marmellata, credo. Di lamponi. Io e Ele ci siamo presi un caffè. Cioè, vi sembra normale? Cioè, goloso. Sei proprio golosa, non è possibile. Va bene, allora me li mangio tutti io. E voglio vedere però, davanti ai miei occhi. Ok. Io sono qua di dove l'abbiamo presi, così. Siamo stati da Bibi, che è una piccola pasticceria, molto piccola, raga, nel cuore di Viterbo, che però utilizza solamente prodotti di prima scelta, prodotti dai produttori agricoltori locali. Scusate il gioco di parole. Oh, i loro dolci, ragazzi, sono spettacolari. È vero. Cioè, raga, ha tirato già un morso al mio, un morso al suo e un morso a quello di Ele. Cioè, boh. Allora, ragazzi, tutti e tre. Io saluto con Lady Oscar. Con Lady Oscar stiamo seguendo la processione delle maggiorette che stanno lì davanti, non so se le vedete. Questo è perché abbiamo una vita molto attiva. Attiva, quindi abbiamo trovato delle maggiorette che camminano e le stiamo seguendo. Ci porteranno dalla Befana.
Ragazzi, si sta per calare la Befana. Dal campanile. Si è già calata. Ah no. Allora ragazzi, dopo Viterbo siamo nella mia casa che mi è mancata. Questa è la casa di campagna. Sì, mi è mancato non venire a Lidl. Comunque dobbiamo comprare delle cose al volo perché andiamo a casa di mia sorella per cena. Sì, e non quindi... so perché stai passando di qua. Perché ho visto le frappe. Perché sapete che subito dopo la Befana per me ormai inizia il carnevale. Io sono come i supermercati. No, voglio prendere... Cioè, guardate Claudio, non mi conosce più. Fai vedere le misere frappe che bugie, mi volevi prendere. Le bugie, no? Cioè, ci sono queste, le chiacchiere al cacao. Voi come le chiamate? Chiacchiere. Chiacchiere. Infatti, dicevo, da noi si chiamano chiacchiere. E invece da me frappe, non so perché l'hanno chiamate chiacchiere. Comunque siamo alla Lidl perché dobbiamo prendere cose, come vi dicevo, da portare da mia sorella. E ce andiamo da lei. Dobbiamo prendere il pane, amore. Comunque, essendo ritornati nel nostro paese natio, cioè per me in realtà, già è successa la nuova avventura. Vuoi raccontarla o la raccontiamo dopo? Che dici? No, la raccontiamo dopo. Dopo, sperando che non c'è il continuo. Sperando che non ci addormentiamo. No, sperando che c'è il continuo. Comunque, Viterbo è bellissima in generale. Vabbè, adesso non c'è più... il Christmas Village, quello che vi pare, però se siete nei dintorni, raga, cioè nei dintorni, noi ci siamo fatti 100 km, andate a vedere perché merita tantissimo, è davvero bellissimo, è un borgo medievale, ha tantissime chiese da vedere, credo ci sia anche, oltre a Viterbo sotterranea, tipo il mistero dei Templari, insomma cose molto interessanti a mio avviso. E quindi se vi capita andatele a vedere. Adesso prendo qualcosa anche per colazione, perché casa in realtà è vuota e quindi niente. Ragazzi, io sono venuto un attimo a casa, vi faccio vedere la spesa a Lidl, ma per dire spesa perché abbiamo fatto al volo giusto per domani. Abbiamo preso del caffè, fin quando non riusciremo a comprare una macchinetta nuova, del latte per fare colazione, poi questa bresaola che stava solamente un euro in offerta. Poi abbiamo preso del pesto per Aurorina domani. E poi guardate qua, per il pranzo di domani, nostalgia di Monaco. Abbiamo preso tre confezioni. Abbiamo preso tre confezioni di Brustel, questi qua, stile tedesco, dei cetriolini e delle patate. Domani faremo un pranzo proprio tipo stile tedesco. E poi spero di riuscire a fare i bretzel io fatti in casa per domani a pranzo, vediamo se ce la faccio. Da Lidl al massacro di Claudio in un attimo. Ecco qui il massacro di Zorti. Anche la sorella, mia figlia, scappa. Guardate come si arrampica, è incredibile, è incredibile. Guardate, guardate. Ma già. Vuoi il letto a castello a casa? Eh? Ti piace questo letto? Ti piace? Zia Betta! Dopo, Edo, dopo. Questa è la mia pizza. Guardate che carini. Tu c'hai la pasta. Eppure tu, Dodò. Certo, e come sono infiltrata. Facile così. Dai. Sono arrivate le Befane. Le Befane. Sono arrivate le Befane. Wow. Wow. Guarda quante cose. Wow. A me mia madre, che è la Befana ufficiale 2023, mica me l'ha fatta la calza. Vediamo, Vale, mettila qua. No, vabbè, le cioccolate da Roma, Vale. Che bello! Sei contento? Vale? Sì. Lei si intasca tutte le cose. Fammi vedere questi braccialetti. Che fighi! Guarda, senti il succo! Prendi un pallettone? No,
I succhi, i biscotti, quante cose hai avuto? Allora? Che facciamo? Finisce Natale, cominciamo col carnevale. Certo, così. A parte c'è la sorella di Claudio che mi ruba i soldi in diretta, come avete visto. Comunque stiamo giocando a tombola. E chi fa i numeri, Edoardo? Guarda, abbiamo un pezzo di tombola, eh? La ruota non c'è più. Quella di Risparmio in casa era la più bella.